Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nel mese di novembre 2014 arriva nei cinema con la commedia Scusate se esisto, accanto a Paola Cortellesi e Raul Bova. L'anno successivo è uno dei protagonisti della pellicola Italo, il film, tratto da una storia vera, narra di un cane straordinario che ottenne la cittadinanza onoraria di Scicli, il paese siciliano in cui viveva. È anche portiere della Nazionale Italiana dei Cantanti. Dal 2016 Bocci è protagonista della serie Solo, dove interpreta l'agente sotto copertura Solo. Nella primavera del 2018 è giudice ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Nel 2019 ha esordito come regista cinematografico e sceneggiatore con il film A Torbella Monaca non piove mai. Nell'estate del 2020 debutta con il suo nuovo spettacolo Lo Zingaro. Marco Bocci è intervenuto come ospite durante l'ultima puntata delle Iene. L'attore in un monologo ha parlato della sua malattia, un virus raro che alcuni anni fa l'ha colpito e dal quale è riuscito a guarire, anche se con qualche ripercussione. Marco è sposato con l'attrice Laura Chiatti, che domenica scorsa è stata ospite a Domenica Inn, dove, per alcune sue dichiarazioni sul legame tra uomo e pulizie domestiche, ha scatenato molte polemiche anche sui social. Laura ha aiutato molto il marito nel percorso di riabilitazione, e soprattutto con il recupero e uso della parola. I problemi con la memoria, però, sono rimasti. Nel suo monologo, Marco Bocci ha raccontato: 4 anni fa sono sopravvissuto a un virus raro. Mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola. Oggi non riconosco i volti di amici, e può capitarmi anche di guardare un film per 6 volte prima di accorgermi che l'avevo già visto. Ricordo pochi aneddoti della mia infanzia, tanto che i miei amici mi chiamano ma chi? Ma dove? Ma quando? Perché ripeto in continuazione queste domande. Vivo con Google Maps perché non ricordo le strade dei paesi attorno a dove sono cresciuto e ho dovuto imparare a fare il mio mestiere in un modo nuovo, studiando il doppio. Spesso mi sono sentito ignorante, limitato, danneggiato. Perché i ricordi che ci portiamo dentro da una vita ci dicono ogni giorno chi siamo. E allora io, che tanti di quei ricordi non li ho più oppure li ho ma corrotti, mischiati all'immaginazione, chi sono veramente? Me lo sono chiesto spesso. Poi ho smesso di cercare e mi piace immaginare che anzi, è stato invece un colpo di fortuna, che nel mio passato ci fosse qualcosa che dovevo assolutamente dimenticare.